Siete pronti? Secondo me non siete pronti. La domanda è questa. Vuoi leggere dei documenti ufficiali CIA in cui si racconta di una task force segreta che utilizzava l'energia psichica per intercettare gli UFO? Prima di darmi del pazzo, fermati un attimo. Guarda il video fino alla fine. Accetto che chiunque di voi mi dia del pazzo soltanto dopo aver visto il video fino alla fine, altrimenti non vale. Ora, un po' per tutti, dovrò fare un secondino un'introduzione leggermente lunga e noiosa, ma essenziale per ciò che arriverà dopo, poiché non tutti mi seguono video per video ed è giusto che anche chi è nuovo capisca ciò che sto per esporre. Con l'immensa traduzione del progetto Gateway dal sito ufficiale CIA, che ormai ha superato le 100.000 visualizzazioni, si è aperta una discussione enorme, poiché vengono toccati tutti quei temi che raggruppano alcuni studi non convenzionali sul cervello umano, nel senso che cosa siamo realmente in termini scientifici in grado di fare? Per noi non è ben chiara la cosa, per alcune agenzie di intelligence a quanto pare sì. Poiché reparti come quello nominato Stargate sul sito ufficiale della CIA raggruppano un'immensità, e dico un'immensità, di informazioni ex top secret, adesso declassificate, sul potenziale del cervello umano, sulla coscienza, sull'ipnosi, sulla meditazione e su tutto ciò che a detta degli antichi serviva per contattare gli dei, che adesso nel 2020 sappiamo che dei non sono. Seriamente ragazzi. Cose che io fino ad un anno fa reputavo impossibili sono state studiate e soprattutto sperimentate da queste persone. Sul remote viewing, per esempio, mi ci sono letteralmente perso in molti video. Per quanto riguarda gli studi non convenzionali sulle frequenze e sul cervello umano che la CIA conosce molto bene, invece, il progetto Gateway è stato il video definitivo. E penso che siamo tutti quanti d'accordo. Video definitivo che oggi arricchirò con ulteriori prove e informazioni nero su bianco direttamente da documenti ufficiali prima tenuti top secret, ossia classificati, e poi seguentemente declassificati dalla CIA con la normativa del Freedom of Information Act. Ora, prima di tutto ciò, prima delle mie rivelazioni in merito qui su YouTube, che cosa si sapeva? Si sapeva, e per si sapeva intendo chi mastica queste cose, sapeva che la CIA mise in atto svariati programmi top secret atti al controllo del cervello umano, per citarne uno vi cito l'MK Ultra, anch'esso esaminato in modo molto approfondito da me, in cui ho tradotto svariati documenti massacranti che vi invito a consultare. Per farvi fare mente locale sulla pesantezza di queste cose, in un altro mio video che ha superato anch'esso le 100.000 visualizzazioni, parliamo in termini ufficiali, ve lo ripeto, ufficiali, che la CIA ha condotto e sperimentato il remote viewing, ossia la visione remota, su di un sensitivo per mappare Marte e per entrare in contatto con una civiltà extraterrestre che in modo ipotetico abitava Marte milioni di anni fa. Se non ci credi e pensi che mi sia bevuto il cervello, vai a guardarti il video. Documenti ufficiali consultabili da tutti, tradotti dall'inglese all'italiano. Semplice, pulito, diretto ed efficace. Insomma, prima delle mie ultime rivelazioni in merito agli studi non convenzionali sul cervello umano e al remote viewing, si sapeva che la CIA, e in modo molto più generalizzato l'intelligence statunitense, metteva in pratica la PSYOP, ossia la guerra psicologica, che cominciò ad essere testata durante la Seconda Guerra Mondiale. La guerra psicologica consiste nell'uso pianificato della propaganda ed altre azioni psicologiche allo scopo principale di influenzare opinioni, emozioni, atteggiamenti e comportamenti di gruppi ostili in modo tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali. Ora, all'interno di queste operazioni ce n'erano alcune altamente classificate che studiavano letteralmente il modo in cui il cervello poteva connettersi al campo energetico terrestre. Se proprio lo volete sapere, in Russia, all'interno di progetti altamente classificati, sono state sperimentate alcune comunicazioni telepatiche con persone che, facendovela molto semplice, non provengono da questo pianeta. So che potrebbe sembrarvi assurdo, ma vi ripeto che la maggior parte delle cose che divulgo nell'esatto momento in cui le scopro e le leggo o le traduco mi fanno lo stesso effetto. Chi mi segue da sempre sa che a tutta quella branca di questioni metafisiche io non credevo affatto e poi, niente da fare, mi sono dovuto ricredere, poiché ho provato a carte ufficiali in mano che la CIA utilizzava dei sensitivi per i propri scopi. Direte, la faccenda si fa alquanto ambigua. E invece, signori, affrontare determinati temi con l'apertura mentale adatta, visto che si parla a carte ufficiali in mano, è il metodo migliore per capirci qualcosa. Di solito cerco di alternare video per tutti e video che non sono per tutti, e questo è uno di quei video che non è per tutti.
Posso dire che è un video per i veterani, poiché per capirci seriamente qualcosa devi aver visto tutti i miei video precedenti in ordine cronologico e mi rendo conto che non è facile. Nemmeno io sono un oracolo, nemmeno io so tutto e molto spesso sbaglio, fatto sta che avendo visto tutti i miei video ti rendi conto del mio percorso e di come oltretutto è mutata la mia idea nei confronti di svariati argomenti, fatto sta che come sempre ce l'ho messa tutta, quindi non fare l'orcella asiatica e rimani fino alla fine. Oggi dal reparto Stargate dell'archivio ufficiale CIA in cui vengono pubblicati dall'agenzia i documenti declassificati in merito a quella che possiamo definire metafisica, ci andiamo a leggere qualcosa di molto interessante, che delinea e conferma tutti i miei lavori passati, in merito a queste persone che studiavano e sperimentavano cose che per la stragrande maggioranza della popolazione terrestre sono ancora, tutt'oggi, fantascienza. Vi farò rendere conto che per quanto possa sembrarvi assurdo, esiste una task force dei servizi segreti che utilizzava sensitivi o che imparava tali procedure metafisiche e psicoenergetiche principalmente per intercettare gli UFO, ma non solo, diciamo per intercettare, punto. Dal sito ufficiale CIA troviamo questo documento intitolato Dichiarazioni della missione, classificato, ossia reso top secret dal direttore della DIA, ossia della Defense Intelligence Agency, e declassificato il 5 novembre del 1999, che recita così. Stabilire un programma usando la psicoenergia per applicazioni di intelligence, in particolare utilizzando quel campo della psicoenergia chiamato visione a distanza. Il programma comprende quanto segue. Stabilire un programma di formazione sulla visione remota utilizzando personale selezionato, ovviamente ragazzi militari, stabilire procedure per le tecniche di raccolta di informazioni di intelligence che utilizzano la visione remota e stabilire un meccanismo per rispondere ai requisiti della raccolta di informazione mediante la visualizzazione remota. Già questo, che sono 4-5 righe, scritto dal pugno dell'intelligence e non da qualcun altro, lo hanno scritto loro, è una missione catastrofica su tutta quella branca di esperimenti non convenzionali che riguardano le potenzialità nascoste del cervello umano, il remote viewing e la CIA che utilizzava i sensitivi. Però ho citato gli UFO. E perché lo avrei fatto? Non è che le cose io me le invento, le traduco e ve le riporto. Mi sembra molto semplice il rapporto, no? Ho citato gli UFO perché infatti in questo altro documento ufficiale CIA intitolato Comprensione del compito o una roba simile possiamo leggere della stessa task force e di ciò che faceva, dei risultati delle sessioni svolte e del loro operato, insomma. Qui viene scritto che assicurati di discutere questo compito con il capo del ramo designato per garantire che tutti gli obiettivi siano compresi e che non ci siano equivoci. Selezionare il proprio stile, tecnica e tempistica. Preparare riassunti, registrare i dati come precedentemente specificato. Si prega di comunicare al proprio responsabile o al suo superiore designato le proprie preferenze, i tempi stimati e il numero di sessioni previste. L'obiettivo può essere qualsiasi cosa. Divertiti. Pure divertiti, gli va a dire, capito? E ora pronti a sentire qualcosa che sembra uscito da un libro di fantascienza e che invece proviene direttamente da un documento ufficiale CIA, da un rapporto di una sessione di remote viewing. Viene scritto che l'obiettivo è costituito da un'area in cui vi è una sensazione schiacciante di abbondanza, di acqua in movimento e di grande potenza. L'acqua si muove molto rapidamente con grande forza e agitazione, viene soffocata in alcune aree del sito. C'è molto fumo, vapore o nebbia. Parte di questo sta sorgendo da un'area del terreno incredibilmente frastagliata e accidentata. Le falesie rocciose qui sono molto scure e luccicanti. Ci sono oggetti di forma ovale fluttuanti o sospesi. Sono di colore verde e giallo. Sembra che si spostino a caso. C'è un'impressione di antichità qui. Sembrano reminiscenze di un antico mare o fondale marino. C'è un verde denso che ruota attorno al bersaglio. Questo mi ricorda una densa vegetazione. Questo aspetto ha una sensazione di deserto e desolazione. Sta rotolando, bagnato e ha un'atmosfera chiusa. Ci sono una serie di linee estese a V che sono allineate in fila e sono circondate da blu scuro. Ci sono anche un numero di oggetti di forma triangolare che sono a strisce e sembrano macchie arrugginite. Si stanno sgretolando e sembrano immersi nell'acqua. Questi oggetti appaiono come artigli di metallo congelati.
C'è un suono fragoroso associato a questi oggetti. C'è un grande oggetto che sembra granuloso. Ci sono caratteristiche quadrate verdi. Ci sono fori rotondi di colore giallo e nero. L'oggetto è bianco e beige e ha numerose linee su di esso. Pesci grigi maculati con pinne estremamente appuntite sono associati al sito. Ora, per quanto possa sembrare confusa la cosa, quello che avete appena sentito era un rapporto di una sessione di remote viewing dell'intelligence statunitense e oggetti ovali che fluttuano in aria, un senso di antichità, insomma 2 più 2 fa 4, ci arriviamo anche da soli, ok? Ora, il fatto è che di questi rapporti fatti da questa task force ce ne sono a bizzeffe, parliamo di centinaia di rapporti diversi, tutti top secret, di svariata natura, redatti dalla stessa task force. La domanda è questa: che cosa stavano combinando questi e perché? La cosa che con molta fatica sono riuscito a scoprire, perché è come cercare un ago in un pagliaio, è che c'è di mezzo un'associazione no profit ammanicata con il governo nel campo scientifico, e sto parlando della SRI International. Infatti non a caso questo è un intero fascicolo in cui viene spiegato che essa fornirà strutture e mezzi per lo studio delle ELF, che sta per Extremely Low Frequency, ossia frequenze estremamente basse. Si parla di psicoenergia, di ricerche in merito, di energia del campo terrestre, di strane frequenze e di come e perché dovrebbero essere utilizzate. In questa sezione del sito ci vengono fornite vere e proprie coordinate criptate scritte a mano che venivano date ai remote viewers per farle intercettare con la mente. Con la mente, cioè ci rendiamo conto, roba top secret che rasenta la fantasia. Che cosa combinavano questi lo sanno solo loro. Fatto sta che compaiono spesso delle mappe con dei punti segnati e coordinate scritte a mano annesse. Ripeto, che cosa combinavano questi all'insaputa del mondo è difficile da realizzare. Fatto sta che esistono interi fascicoli in cui di mezzo c'è l'SRI International, in cui, cari amici, si parla della ricerca e dello sviluppo di task force ambigue dedicate alla ricerca in merito alla psicoenergia e alle sue applicazioni in ambito militare. Un sistema di analisi prototipo per i compiti della task force sul remote viewing. Qui ci sono metodi di approccio, formule matematiche, ricerche scientifiche e sviluppi in ambito militare in ciò che viene abbreviato in RV, ossia remote viewing, ovvero la visione remota o visione a distanza. Come prova schiacciante e massacrante proprio di tutto ciò, sempre dal sito ufficiale CIA annesso a questo fascicolo ne troviamo un altro, ossia le procedure di addestramento militare alla visione remota. Non per nulla il fascicolo si intitola procedura di addestramento alla visione remota suggerita. Ora voi dovete capire e comprendere che tutto ciò non è normale, che non sia mai stato detto niente, non è normale che le agenzie di intelligence avevano task force militari di sensitivi in grado, tramite procedure non convenzionali, di ampliare le loro capacità cerebrali, non è normale. Le prove sono qui, davanti ai vostri occhi, e sono consultabili da tutti quanti. Questo è un altro video che aggiunge una questione che fino a ieri era fantascienza alla scienza convenzionale. Hanno ottenuto risultati, hanno sperimentato determinate cose di questo tipo, hanno speso soldi, tempo e impiegato strutture e personale in pratiche che comprendono la telepatia, per capirci. E tutto ciò è oggettivamente mostruoso. Se tutto ciò ti sembra assurdo, vai a vedere con i tuoi occhi sull'archivio ufficiale della CIA nella sezione Stargate. Ovviamente la cosa sarà da approfondire e la approfondirò. Per ora spero soltanto che il video ti sia piaciuto. Se è così, supporta questo canale con un like. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Vedi che ciò che reputi impossibile è possibile. E ciò che non comprendi è già stato compreso. Adieu.